Sta tornando la Serie A e quindi di conseguenza torna la serie dei pronostici di Serie A per la prima volta nel 2023 dopo quasi 2 mesi di stop causa mondiale. Siamo più carichi di prima, ma il tutto è più difficile perché non conosciamo appunto cosa gli allenatori vorranno vedere dalle proprie squadre, la forma fisica, la forma atletica, come stanno a livello mentale quelli che rientrano dal mondiale e quelli che sono usciti. Vedremo ragazzi, quindi si va un po' di sentimento. Mi raccomando, collaborate qua sotto con un commento, fatemi sapere i vostri pronostici e direi di cominciare subito. Non perdiamoci troppo in chiacchiere e andiamo a Salernitana Milan, ragazzi, il match che apre le porte assieme a Sassuolo Sampdoria. Io dico X2, oppure ragazzi, se volete essere più sicuri, giocatevi un over 1,5, perché è una partita che secondo me ci regalerà delle emozioni importanti. Potrebbero segnare tutte e due le squadre. Una Salernitana che secondo me metterà in sfide importanti al Milan. In casa Salerno si fanno sempre rispettare, ma anche in trasferta. Ragazzi, veramente una bella squadretta che è 12ª in classifica con 17 punti, mentre il Milan deve comunque vincere perché, ragazzi, se vuole tenere aperte le speranze a scudetto, essendo seconda con 33 punti, ragazzi, deve darsi da fare, no? Deve macinare i punti. Sono a meno 8 dal Napoli primo, ragazzi, e questa sarebbe una partita fondamentale per i rossoneri. Quindi questo è il mio pronostico. Passiamo a Sassuolo Sampdoria, ragazzi. Una partita che comunque può nascondere delle sorprese perché appunto sì, voi vedete la Sampdoria 19ª con 6 punti, il Sassuolo 15ª con 16, però ragazzi ricordiamoci che Stankovic deve dare qualcosa alla Sampdoria, può farlo ragazzi, è un allenatore che può trasmettere belle robe, no? Ai propri calciatori, vedremo come verrà fatto il mercato. Sono a meno 7 dalla salvezza e quindi io vedo obbligo nella Samp provare almeno a pareggiare la partita, ragazzi. E io vi dico o X o under 3,5. Ecco, un pronostico che comunque non va a basarsi su un solo esito, sulla vittoria finale di una delle due, perché veramente è molto difficile pronosticare il tutto. Ma credo che la Samp debba sfruttare appunto dello stop del campionato per ripartire al meglio e andare a macinare i punti, prendersi i punti nei campi avversari, nei campi di trasferta, per poi fare i conti a fine anno. Spezia-Atalanta, ragazzi, io dico 2 perché l'Atalanta deve mantenere il treno in Champions League se ci riesce bene, perché se no, ragazzi, se dovesse fare un passo falso contro lo Spezia sarà veramente dura. Ragazzi, l'Atalanta è sesta con 27 punti, lo Spezia 17esimo a 13 punti, ma la 17esima posizione non è assolutamente critica, ragazzi, perché comunque va considerato che sono a più 7 dalla terz'ultima, quindi dalla zona di retrocessione, quindi sono messi anche abbastanza bene i ragazzi d'Atalanta, che ovviamente di cui non si sa la condizione, secondo me tornerà a vincere nel 2023 la prima gara senza troppe difficoltà. Torino-Verona, ragazzi, io vi dico 1x o over 1,5. Allora, secondo me il Verona non vincerà, ma servono punti ai gialloblu, quindi ci proveranno, faranno di tutto per strappare, no, punti da Torino. Potrebbero riuscirci, non a caso ho messo 1x, quindi magari usciranno da Toro. Da Torino, con un punto, ragazzi, ma il Toro è ovvio che è superiore, ragazzi. Il nono nella posizione con 21 punti, 20esimo il Verona con 5 invece, ragazzi, quindi messi veramente male. Un Torino che può assolutamente ripartire al meglio per questo 2023, ma che si trova di fronte a una squadra che sicuramente vuole vendicarsi e vuole andare a mangiarsi gli avversari, anche se tecnicamente non è, sono veramente, ragazzi, molto indietro rispetto alle altre. Passiamo a Lecce Lazio, ragazzi, che è una partita che a mio modo di vedere regalerà emozioni importanti. Due squadre che giocano un discreto calcio, un buon calcio, quel che volete, raga. E io dico o X o gol, perché secondo me la Lazio faticherà veramente tanto con il Lecce. Dobbiamo sempre considerare che le big quando rientrano hanno sempre dei giocatori che magari hanno fatto il mondiale, sono scontenti, non sono messe bene a livello di preparazione, e la Lazio secondo me potrebbe steccare proprio contro il Lecce, e quindi appunto vi ho messo il nostro pronostico o X o gol, ragazzi, quindi o segnano tutte e due le squadre o finisce comunque in pareggio. Potrebbero succedere anche entrambe le cose. Lecce 16esimo in classifica con 15 punti, Lazio quarta con 30, che ovviamente se vuole mantenere il treno Champions deve uscire dal campo almeno con un pareggio. Poi se dovesse perdere, ragazzi, non è un dramma perché stanno veramente tutte quante lì quelle in alto. Vediamo, vediamo, perché la Lazio di Sarri deve
deve provare a ripartire al meglio, ma non è una cosa scontata. Roma-Bologna, ragazzi, io provo a dire uno, non voglio gufare, per me non esiste la roba, le gufate non esistono. Io mi sento che la Roma vince davanti a oltre 60.000 spettatori di nuovo, ennesimo sold out, che dà sempre una spinta importante, deve darla soprattutto ai calciatori in campo, e dobbiamo ripartire al meglio. Parlo un attimo a livello personale, perché sono tifoso romanista da sempre, dai Roma daje, e dobbiamo andare a vincere contro un Bologna che ci può mettere in difficoltà tutto quel che volete, sono undicesimi con 19 punti. È una squadra molto insidiosa, ragazzi, che ovviamente può sfruttare dei suoi punti di riferimento là davanti. C'è Arnautovic, che è un bomber assoluto, che è lì per vincere addirittura la classifica da capocannoniere. Però la Roma deve assolutamente sfruttare la sua forza collettiva. Settimo in classifica, 27 punti. Non è un dramma la posizione in cui stiamo, perché siamo tutte lì, come detto, a livello di punti, ragazzi. E quindi dobbiamo andare a vincere. Dobbiamo prendersi 3 punti e portarseli a casa. Sarebbero importantissimi in vista del match di San Siro di qualche giorno dopo. Cremonese-Juventus 2, ragazzi. Niente da dire. 6 vittorie consecutive della Juventus, che può steccare con la Cremonese, perché appunto, come detto, non c'è più la condizione di prima. Sì, il campionato è stato stoppato, però sì, 6 vittorie di fila e 0 gol subite in queste 6 sono veramente tanta roba. Una Juve in crescita, ragazzi, che può sognare lo scudetto, non lo so, perché è veramente difficile. Ora sono a meno 10, no, dal Napoli, però, ragazzi, in qualche modo devono provarci, ok? E perlomeno mantenere una posizione Champions League. Quindi 2 se con una Cremonese che gioca un bel calcio, ma ragazzi, non ha mai vinto in tutto il girone d'andata. 7 punti, il resto sono tutte sconfitte. Fiorentina Monza, ragazzi, 1 1 over 1,5. Secondo me la Fiorentina vincerà, ma perché ha l'obbligo di vincere, ragazzi, e darà tutto al Franchi, perché comunque non possono rimanere così indietro. Decimi con 19 punti, e se vogliono mantenere il treno Europa almeno per il settimo posto, devono andare e prendersi punti a Firenze contro il Monza, che è una squadra che comunque, ragazzi, messa bene, 14esima con 16 punti, che aveva iniziato malissimo il campionato, straultima, e poi si è ripresa, ragazzi, però ha subito una batosta incredibile dal Torino in amichevole. Questo va considerato 4-1, però comunque quelle sono partite che non fanno assolutamente nota. Inter-Napoli, ragazzi, io dico 1x. Qui potete dire ma ufa, non me ne frega niente. Secondo me il Napoli non vince, ragazzi, perché per un semplice motivo, perché a parte che Spalletti cala sempre a gennaio, febbraio, no? Magari vincerà il Napoli e mi sorprenderà, però sono veramente sicuro che il Napoli crollerà, magari vincerà lo scudetto, però è impossibile mantenere la condizione avuta durante tutto il corso del girone d'andata. Giocatori incredibili, Kvaratskhelia che è esploso, c'è Osimhen, ci sono difensori che non fanno passare nessuno, però l'Inter, secondo me, a San Siro ha l'obbligo di vincere o comunque di provarci, perché è vero, è un big match, quello che vi pare, ma l'Inter, ragazzi, è una squadra solida, compatta, che se gioca come sa giocare può battere chiunque. Hanno grandissimi giocatori, sono quinti con 30 punti, e quindi almeno per andare in Champions e sognare lo scudetto devono vincere questa partita. Io dico 1x, perché sarà veramente molto combattuta al San Siro. Udinese-Empoli 1, l'Udinese che deve riacquistare condizioni dopo una grande parte di campionato. Ottavi con 24 punti, sono lì lì per l'Europa, una squadra comunque molto sorpresa. Empoli 3 con 17 punti, che secondo me non andrà oltre la sconfitta. Noi ci vediamo alla prossima. Grazie di aver seguito il video, e fatemi sapere se i miei pronostici sono abbastanza giusti. Ok, ciao.